Ragazzi, non sono venuti per parlare con voi, hai capito? No. Anche perché voi non vi aiutate a far volta. Com'è andata la chiacchierata? Ciao Gigi. Ciao. Ciao, come stai? Com'è andata, presto? Come li ha visti? Non lo so, te lo dico domenica dopo la partita. Ma come li ha gridati? Sgridati. Non è che li abbia sgridati. Sì, sono abbastanza vincere. Ti ha detto che bisogna vincere. Cosa ha detto? Quelli che sono stati meno bravi di tutti dal punto di vista dell'atteggiamento, almeno a l'avvocato, facciamo caso da quei giornalisti qua. Là. Sì. Sta, presidente. Bene, lei? Dai. Tutto bene. Andiamo avanti. Prima di farci causa, la fa i giocatori che sono stati espellere? Una battuta, sono magari quella. È una pazzia non capire che dopo 10 minuti un arbitro che ti ha fatto 3 ammonizioni a noi, a loro 0, è casalingo, che ti metti a gridare, ti metti a litigare con l'arbitro, non sei un giocatore. Ma prenderà provvedimenti? Non lo so, il direttore cosa fa. Beh, il direttore era arrabbiatissimo, parlava addirittura di mettere fuori rosa qualcuno. Beh, non so se prende i provvedimenti, non è questo il mio obiettivo è che facciano i giocatori. Che provvedimenti prendi quei giocatori? Spesso ormai non c'era l'allenatore, perché è già in campo, perché gli parli in un altro momento. Ho già parlato ieri, cosa di 2 ore qui. A Bergodi cosa ha detto? Bergodi ha detto che ha fatto una grande partita e sono sfortunato. Mettimi un attimo questo. Bevi la chiave. Lei è d'accordo questo? È d'accordo con Bergodi? Sul fatto che ha fatto una grande partita ma è stato sfortunato. Sono una partita. Press, cosa si aspetta da queste 2 partite? 6 punti minimo, spero. Poi vediamo. Il suo stato d'animo com'è? Beh, insomma, quando non vinci, com'è lo stato d'animo? Risponda a lei. Ma è più arrabbiato con Bergodi o con i giocatori? Per Crotone. I giocatori le hanno detto qualcosa per giustificarsi, per spiegare. Sì, ma ha detto insomma non metterò giù duro per una partita, ci rifaremo, poi vediamo. Speriamo che sia vero. Ma è stato cattivo? Ha urlato un po' lei? Adesso sono cattivo, sono capace di farli cattivo. Ha chiesto se ha urlato, infatti l'ho rifatta la domanda. Con chi è più arrabbiato il giocatore? Noi giochiamo in un modo che non si gioca più. Domenica mi ha giocato in un modo che non si gioca più. Il modo. Ma da che punto di vista il modo non si usa più? Non c'è più nessuno che gioca a calcio come abbiamo giocato l'altro sabato. Dopo guardate la Feralpi Salò, Lumezzane, gioca molto meglio di noi. E allora cosa c'è? Ma l'ha detto l'allenatore questo? No, certo che lo vedo. E lui cosa ha risposto? Non lo so, che le cose non
Bergodi dice che qui a Brescia si pretende sempre troppo. Beh, pretendo di più dei giocatori di Crotone. Sapete cosa costa il Crotone? Allora, gli 11 giocatori che sono partiti domenica, a parte tre cumbie, guadagnano 50 o 60 mila euro al mese, sono tutti giocatori in prestito da grandi squadre, e lo stipendio lo paga il Milan, la Fiorentina, la Roma, il Parma, eccetera, eccetera. E noi andiamo a fare quelle figure lì. Quindi cosa si aspetta? Più impegno, più resa, più calma, più cosa? Rispondo io. Come sta? Bene? Si ricorda? Sì, mi ricordo. Basta. Ancora lei per impegnare. No, no comment. Ah, ma è qua per impedirgli di rispondere. Se adesso tutti gli articoli ce li mandate prima, che noi li correggiamo. Sicuramente. Poi e questo è il vostro sogno della vita. Come sogno? Esatto. Non c'era qualche presidente che chiedeva anche di essere quando all'intervista voleva fare a pagamento? O no? Che metta questa... Qui era Tato Tonellotto. È così divertente fare i giornali senza interviste, guardi, ci divertiamo un mondo. L'intervista a pagamento alla fine non funziona. Non funziona perché poi... Fresma è andato con gli appunti a parlare alla squadra. Loro sono partiti da una squadra che aveva 22 anni di media, noi 29. Come dire, squadra giovane, non il cazzo. Questo tagliamo, ci sono dei cazzi. Censuriamo. Basta.